In questo tutorial andremo appunto a creare un load balancer in Nginx che ci permetta di appunto utilizzare le due app, i due web server in Apache che abbiamo costituito prima, che appunto ci mostrano un'app in Node.js che ci stampa il nome del server. Questo perché ci permetterà appunto di capire come il load balancer. Se il load balancer sta switchando, in quanto dovremmo vedere passare dalla nostra VPS 59.1 a quella 58.1 e viceversa, a seconda delle chiamate, dei carichi di chiamate che riceve. E appunto la nostra app in Node.js ci stampa il nome del server, quindi vedremo appunto host 2.server switchare tra il 2 e il 3. Sono appunto i nomi dei due web server che abbiamo utilizzato come web server. Quindi attiviamo una terza VPS. Io sto usando VirtualBox, qui come vedete ce l'ho attiva, e quindi non ci resta che andare nel nostro codice, che è quello che avete visto nel tutorial precedente appunto. E qui appunto abbiamo il web server dove appunto andiamo a caricare Apache, attiviamo tutti i moduli che servono, copiamo l'app in Node.js, la attiviamo, eccetera, eccetera. Come tutte cose che potete appunto vedere nel tutorial precedente a questo. O andiamo a creare un nuovo file, lo chiamiamo loadbalancer.yelm, loadbalancer.yelm. Anche qui appunto la configurazione di Nginx l'abbiamo già vista nei tutorial precedenti, quindi andremo poi a copiarlo un po' alla volta, appunto che così ci daremo una rinfrescata su come farlo, ma prima dobbiamo andare in Files, creare un nuovo file che potremmo chiamare allora, scusate, non in file, ma creiamo una cartella chiamata templates, quindi nuovo folder templates. Ok, qui in templates che creiamo un nuovo file, lo chiamiamo nginx.conf.j2, perché lo chiamiamo appunto j2? Perché appunto usiamo una libreria apposita di Python, o meglio, Ansible usa questa libreria apposita di Python che si chiama, andiamo a vedere il nome giusto. Si chiama appunto Jinja, che appunto permette di poi passare all'interno di questo file delle variabili appunto, ed è quello che ci serve, perché adesso andremo a vedere il codice che io avevo già preparato nel mio repository, che quindi mi vado a copiare al repository, a cui poi vi darò sempre accesso in descrizione. Come vedete qui andiamo a passargli un loop for server, quindi la variabile server, e deve prendere appunto la lista di oggetti presenti in groups web server, quindi lui andrà a prendere questi due IP e appunto li loopa in server. Qui appunto abbiamo la configurazione del server, dove appunto vi passiamo la location e il nome dominio. Allora, solitamente voi vi basterà mettere server e due graffe server, 2.8080 non vi servirà, l'ho dovuto fare io perché sto usando VirtualBox appunto, e quindi all'esterno i dati escono solo a porto 8080, ma se
Se la fate sulla 80 di default non avete bisogno appunto di mettere 2.8080, quindi qui loopiamo i nostri server, qua abbiamo la configurazione e con queste semplici righe Nginx diventa appunto un load balancer. Quindi dobbiamo andare appunto a salvarlo come abbiamo detto in templates, lo salviamo come engines.conf.j2. Lo salviamo, ok. Quindi fatto questo andiamo a configurarci il nostro Nginx, che è cosa che abbiamo già fatto nei tutorial precedenti, quindi faremo dei copia e incolla abbastanza veloci. Quindi nome host load balancer, in modo appunto che vada solo a prendere a lavorare su questo. Poi appunto la task become true in modo da operare come sudo. Qui abbiamo appunto installa Nginx. Poi andiamo a. Questo non ci serve. Configura Nginx site. Questo invece ci serve e adesso ve lo vado a spiegare, anche se è abbastanza intuibile come cosa. Qui appunto non fa nient'altro che andare a prendere dalla cartella template in locale il nostro nginx.conf.2 e lo va a trasmettere all'interno dei sites available di nginx, lo rinomina demo, ma se volete possiamo chiamarlo, ma sì, no, lasciamolo demo. Gli dà appunto i permessi 0644. Come vedete non gli passa più il punto J2 per il semplice fatto che venendo trasferito diventa solo un file chiamato demo e queste variabili qui presenti diventeranno in realtà dei valori scritti. Quindi qua dove c'è server ci saranno due server che avranno appunto i due IP presenti e insomma vabbè, credo che la maggior parte di voi sappia programmare, quindi ha capito cosa succede. Fatto questo andiamo a disattivare la vecchia configurazione di Nginx, ovvero andiamo appunto a disattivare la configurazione di default di Nginx. Come vedete basta appunto mettere state absent al file default presente in site enables, riavviamo in Nginx, però quindi per riavviare Nginx ci serve un handlers che abbiamo già visto anche nei tutorial precedenti, quindi andiamo a incollare il nostro handlers qui e ora dobbiamo andare ad attivare il nostro engine, la nostra nuova configurazione. Quindi qua appunto andiamo a dirgli che demo presente in siti available deve essere linkato in siti enable. Come vedete appunto qua il passaggio appunto state link, anche qua richiamiamo l'handlers per riavviare Nginx. Fatto questo dovremmo aver fatto tutto. Quindi non ci resta che salvare e lanciare il nostro comando. Allora, per sicurezza, se volete potete lanciare anche il comando web server per verificare che i vostri due web server siano funzionanti, abbiano Node.js eccetera funzionanti. Io ho già visto prima che sono funzionanti, quindi non lo lancio per risparmiare tempo. E quindi lancio il mio loadbalancer.yelmo, che però mi dà errore perché mi dà errore perché handlers era allineato male, quindi ora lo rilanciamo. Ok, ora sta installando Nginx, nel frattempo io vado a collegarmi
alla mia macchina, dovrebbe essere la 57. Ok, ora non è ancora raggiungibile perché appunto sto ancora installando Nginx. Quindi l'installazione Nginx sta procedendo. Ok, Nginx è stato installato, la configurazione è stata caricata, la vecchia configurazione default è stata disattivata, quella nuova è stata attivata e Nginx appunto ha richiamato l'handler per fare il riavvio. Quindi se andiamo qua sulla porta 80, 80. Ok, allora, questi sono i nostri due VPS, server 2, server 3. Questi sono i nostri due web server. Questo è il nostro load balancer. Ora, la prima volta ha chiamato il server 2, facciamo aggiorna, sto chiamando ancora il server 2. Aggiorna, aggiorna, aggiorna. Vediamo se riusciamo a farlo switchare sul server 3. Non lo ha neanche ancora fatto. Proviamo, forse per una questione di cache, proviamo ad andare su modalità in incognito. Server 2. Ok, continua a rimanere sul server 2. Andiamo a vedere perché. Ok, un problema di cache del browser. Infatti facciamo tramite curl, come vedete prima stavo server 2, server 3, server 2, server 3, server 2, server 3, server 2, server 3. Ora qua non va a capo perché non ho messo nel codice dell'app l'applicativo la capo, ma come vedete qua ha prima stampato il server 3, poi ha stampato il server 2, poi il server 3, server 2 e via così. Quindi il load balancer funziona, ora qua è solo una questione di cache. Proviamo a... Ora qua è connesso il server 2, riproviamo in incognito, vediamo se si connette al server 3. Proviamo come vedete da Firefox invece si è connesso al server 3 e quindi niente, da qua è solo un problema di cache, comunque il load balancer funziona, lo vedete qui. Quindi per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.